Buon pomeriggio da Paolo Cericola, buon pomeriggio da Logri Trapani. Si controlla il cronometro, pronti, via. Calcio di punizione battuto, scaraventato il pallone lontanissimo dove c'è Kragel, la mette a terra, Kragel nell'uno contro uno, al limite dell'area di rigore, ne entra, poi la palla per... E il gol di Andrea! Co, co! Ma ciò che più conta è che Andrea Cocco mette dentro il... gol numero 14 in 18 partite, sblocca la partita e sul primo vero fondo il Trapani va già in vantaggio. Il gol di Andrea Cocco, si riparte con il Logri, ancora Grimi che morde sull'avversario, il tiro di Sartore e la palla che termina di un non nulla fuori. Kragel il cross all'interno dell'area di rigore, Cocco la prende male. La rimessa di Guerriero, Crimi con la testa, con il tacco, poi il pallone che scappa per Sartore che porta via, supera i giocatori, Sartore, Francisco! Sartore! Cross all'interno dell'area di rigore, così è, esce Enis Yukay con i pugni, la mette fuori il portiere del Trapani, attenzione, tutti chiedono il tiro, poi il pallone che finisce fuori di un non nulla. Il fischio, può partire il 57, la palla passa, ma ci sono le mani di Enis Yukay. Vediamo un po' se cambierà qualcosa a livello tattico, tutto è pronto per i secondi 45 minuti di gioco. Cross all'interno dell'area di rigore, la palla che passa, Andrea Cocco la prende, la traversa, poi alla fine sulla parata meravigliosa da parte di Colella che è stato bravissimo in questa occasione, bravissimo a staccare in anticipo su tutti, mette il pallone quasi a colpo sicuro, è stato bravissimo Colella a metterla sulla traversa, parte proprio lui, attenzione a Montini, area di rigore, Montini può calciare all'indirizzo di Colella che blocca però il pallone a terra, convinto, parte lui, cross all'interno dell'area di rigore, va alla parata con due mani da parte di Colella, la palla dietro per Bollino, adesso sono due i giocatori del Logri in marcatura, li salta tutti e due, poi se la deve vedere in velocità con Cozzilla, riesce a superarlo, decisamente più veloce il ragazzo di Palermo, poi sbrissa area di rigore, la palla è buona per Bollino, vediamo se c'è il calcio di... No, c'era il fuorigioco? No, c'è il gol, è buono il gol, c'è il 3-0 del Trapani, sembrava che il pallone fosse stato messo fuori, la rivediamo, sull'out di destra il pallone di sbrissa, coperto assolutamente, il movimento di Mauro Bollino che mette dentro all'interno dell'area di rigore, c'è Mattia Montini che mette dentro il gol del 3-0. Mai sazio questo Trapani, continua a spingere sull'acceleratore, 3-0, uomo anche in più, Mauro Bollino, mamma mia, incrocio dei pali. Saranno 4 minuti di recupero, mentre il pubblico del Giuseppe Raffaele Macri comincia lentamente ad andar via. Attenzione però all'uno contro uno all'interno dell'area di rigore da parte del numero 20, il solito numero 20 che è Marsico. E finisce qui, con 10 secondi di anticipo, i numeri dicono 11ª vittoria consecutiva, 22 totali dall'inizio della stagione, 68 punti, a più 10 dalla seconda, a 10 giornate dalla fine del campionato.